E belti ragazzi, sono Gilbert e sono qui oggi, tornato a portarvi una partita, o forse degli spezzoni di partita, in cui vi mostro quella che secondo me è la miglior mitraglietta del gioco, ovvero il CUDA. Scusate se i nomi delle classi sono tutte di cecchino, ero uno sniper, quindi avevo tre classi così e non ho cambiato più i nomi. Comunque questa qua è la classe che utilizzerò, parlo del CUDA silenziato perché raga, CUDA silenziato is better than CUDA senza silenziatore, quindi... Almeno per me, poi fatemi sapere nei commenti se voi la pensate diversamente. Comunque ho messo Ole, silenziatore, fuoco rapido e caricatore rapido. Molto, molto breve. Rega, fatemi sapere qua sotto nei commenti se volete altri video del genere. Lasciate un bel like, cerchiamo di arrivare a 50. Anche perché, se volete che vi spieghi come faccio a usare mouse e tastiera su Black Ops 3 su PS4, farò un video a riguardo solo se arriviamo a 50 likes. Quindi, nulla, raga. Ci becchiamo in partita, magari faccio anche un po' di ispezioni di partita, se devo vedere. Comunque, nulla, raga. Ci becchiamo tra poco. Ok ragazzuoli, siamo entrati adesso in partita. Cerchiamo di fare una partita decente. Non dico bella perché è uno dei primi giorni che gioco con mouse e tastiera, quindi sono un po' in difficoltà. Però cerchiamo di fare qualcosa di decente. Comunque vedete quanto scioglie il CUDA silenziato. Cioè è veramente qualcosa di troppo OP. Probabilmente mi impappinerò un po' con i tasti perché, come vi ho già detto, è uno dei primi giorni che gioco con la tastiera, quindi sono un po' così così. No, quello là mi fa. Il problema è che... Oddio, sta granata qua mi fa paura. Il problema è che non è fortissimo dalle lunghe distanze, però da vicino scioglie abbastanza tanto. Ecco, qua l'ho preso male. Ecco, con la mouse e tastiera mi trovo male da vicino. Da vicino mi trovo veramente male. Ovviamente adesso, perché in realtà è meglio da vicino che con un controller. Però devo ancora farci l'abitudine. Però sono sicuro di poter portare gameplay di qualità poi. Questo qua sciolto. Questo qua sciolto. L'ho smirato un po', però l'ho sciolto, dai. Ci mancano due dal UAV. Oh, ma questo è un nemico. No, figa. Mica tutti lì, raga. Ok. Ok, così non male, non male. Qualche streak vorrei prenderla, quindi... Dimmi se devo arrivare nel momento in cui mi passa l'assordente davanti. Ok. Mi sa che i primi video con mouse e tastiera saranno degli spezzoni delle partite, perché una partita intera mi sa che non riesco ancora a portarla un bel gameplay, perché muoio troppo spesso. Dai. Demolitrice eliminata. Decisione confermata. Ma questa quadrupla qua? Get destroyed, bitch. No, 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 no. Ha 2 kill dal Talon. Che palle, regà. Allora, forse un problema che ho io è quello che, figa, mi butto troppo. Cioè, nel senso, pusho come se non ci fosse un domani e quindi muori tanto di più. Però, d'altronde, quando c'è la mitraglietta, non è che voglio stare lì a fare i gameplay matti. Più che tutto, voglio fare tanti kill. Scusatemi, eh. Incredibile, raga. Vabbè, raga, come prima partita non è not bad in realtà, perché ho fatto quanto ho fatto, 25-13, 1,92 di rato, sono morto troppe volte. Chiamo di fare meglio nella seconda. Comunque, boh. Ok, ragazzuoli, sotto la seconda partita è capita Aquarium, la lobby è sempre la stessa, proviamo a fare leggermente meglio di prima.
magari andare un pelo più in serie, cercare di prendere un Talon, magari anche se in realtà su Deathmatch è difficile perché per un semplice Talon mi sembra siano richieste 9 o 10 kill di fila, che per me che ho iniziato come stasera ieri non è semplicissimo. Ma questo? Ambiguo, eh. Lasciatemi passare con il mio Kudai in mano. Oh, questo qua l'abbiamo abbastanza sciolto. Però come facciamo adesso? Oh, lol. Ho tirato mezzo colpo, gli ho tirato. Allora, forse, e dico forse, c'è la sensibilità leggermente alta. E quindi smiro tanto. Però questo qua l'abbiamo sciolto, quindi... Allora, se vado là, muoio, quindi mi conviene fare il giro di qua. Perché almeno un uovino ce lo prendiamo. No! Ah! Ok, uno distrutto. Oh là. Oh là. Qua si inizia a ragionare, né? Ah, raga, volevo dire anche che se qualcuno ha voglia di lasciarmi dei consigli qua sotto nei commenti, io li prendo. Al guavettino ce l'abbiamo. Quante... Oddio. E mo? Dai! La problema di Aquarium è che è una mappa piccola, però c'è tanti spazi aperti, quindi è un po' una merda. Vabbè, questo qua distrutto. Oh là, queste cose mi piacciono. Guardate qua, cosa gli combino. Hola. Voglio un UAV sopra la testa. Ce la dai, ma raga, ma è incredibile, è incredibile. Ehi, ma... Oh, what I've done, man. Sorry mate, sorry mate, sorry mate. Questo mi sta piacendo, raga. Questo è bello pulito. Anche questo. No, no, eccomi qua, ho sbagliato, mi sono buttato troppo dentro senza pensarci due volte. Questo mi è piaciuto. Devo fare quello un po' più pulito. Tu basta questo pompa. Guaffettino ce lo siamo presi. Togliti! Dove volevi andare, bello? Ma guarda questo! Oh my god! Perché c'è 12 colpi?
Dai, figa. Perché ci vuole 12 colpi, raga? Ah, mal cuore. Da, 32-10, not bad, raga. 32-10, not bad su Deathmatch. Considerando che c'avevo il CUDA, che non è un'arma assurda, stavo giocando di vabbè, supporto perché ho solo preso la UAV, quindi sono 32 kill di arma. Not bad. Io direi che, sapete cosa vi dico? Vi lascio qualche kill carino che ho fatto in sti giorni, va. Che ho fatto due belle clippozze con le armi. Quindi noi, raga, direi che per oggi può bastare. Fatemi sapere con un bel like se vi è piaciuto questo video. E noi, raga, ci vediamo al prossimo video.